Sono Renato, un compagno dell'area sindacale Riconquistiamo Tutto, di opposizione CGIL. Siamo qui in solidarietà, come sempre, alla lotta dei lavoratori della logistica e del Sicobas, e denunciamo e diciamo che è vergognoso, come sempre, l'atteggiamento che i sindacati confederali e soprattutto la CGIL hanno avuto sempre e anche in queste circostanze contro i lavoratori della logistica. Noi dobbiamo lottare uniti al di là delle appartenenze e delle tessere sindacali, costruire un sindacato di classe per il fronte unico di lotta, e questo è un fatto che è avvenuto gravissimo, perché c'è stata una sinergia tra le forze di repressione della polizia e le forze della magistratura. Va denunciata anche la magistratura che ha operato gli arresti, perché la polizia opera con i provvedimenti contro la permanenza nei comuni e per il permesso di soggiorno, ma gli arresti li ha fatti la magistratura, e quindi un segnale chiaro che dobbiamo porci, è il segnale che il governo Draghi attraverso il ministro interni Lamorgese e il prefetto ha dato: chi è fuori dalle compatibilità deve essere colpito, ma noi diciamo che ai loro colpi rispondiamo con la nostra lotta per l'unità di classe dei lavoratori, colpo su colpo, lotta su lotta e violenza su violenza, per costruire non solo i diritti, perché le lotte hanno pagato e hanno costruito dei diritti importanti. Abbiamo avuto la solidarietà emozionante del compagno disabile e dei compagni dei funzionari, ma dobbiamo costruire una società nuova. Il fine nostro è il socialismo attraverso la conquista dei diritti. Uniti, compagni e compagne, uniti nella lotta. Sarà durissima, ma ce la faremo, risponderemo colpo su colpo, e qua è solo l'inizio.